È il momento delle romanze d'amore, adesso e soprattutto questa sera ne parliamo con i nostri ospiti, il professor Guido Maria Guida, buongiorno, Buongiorno. bentornato, direttore d'orchestra e direttore dell'Accademia Corale Stefano Tempia. E naturalmente a farci da portavoce e portaospiti Dino Mascia, che si autodefinisce teatrante. Buongiorno, Buongiorno, bentornato, buongiorno, bentornato. grazie. Introduci il nostro ospite e soprattutto l'appuntamento con le romanze d'amore. Questa sera al Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino. Sì, c'è un appuntamento veramente immancabile per gli amatori del bel canto e non solo. Questa sera al conservatorio ci sarà una cantante, un soprano veramente di primo piano. Si chiama Eva May ed è una dei soprani maggiori che abbiamo adesso qui in Italia. E oggi si esibisce con la Stefano Tempia insieme a un altro pianista di grandissimo rilievo che si chiama Gianni Fabbrini e insieme faranno queste romanze d'amore con un programma variegato e straordinario che da Francesco Paolo Tosti Ecco la a foto, scusami, di Eva Eva May, May, sì. soprano di coloratura. Allora io devo essere onesto, mi ha molto incuriosito. Che cosa si intende? Poi torniamo al È giusto? programma, No, no, no. maestro, co cosa vuol dire soprano di coloratura? Dunque, bisogna considerare che ogni voce ha delle sue peculiarità ed esistono delle categorie, ma questo vale per il soprano, vale per il tenore, per la voce di baritono, di basso. Soprano coloratura è un soprano, diciamo, lirico. Per essere espliciti, acuto, cioè un lirico leggero che tendenzialmente ha facilità ad andare nell'acuto, con delle doti di agilità e anche di colore adatte appunto a questo tipo di agilità. Ecco perché si Ah, quindi chiama è una voce coloratura. colorata. Ma colorata, tutte le voci sono colorate, però questa, la coloratura la si intende proprio come agilità, capacità di fare virtuosismi vocali tendenti all'acuto, però anche con una buona presenza nei bassi. Faccio un esempio tipico. Il ruolo che Eva May ha cantato più volte di Adina dall'Elisir d'Amore è un ruolo di questo tipo. Diciamo che anche la famosa Regina della Notte del flauto magico di Mozart può essere considerato un coloratura. Infatti sappiamo che fa una serie di arpeggi, di vocalizzi verso l'acuto di difficoltà incredibile, dove la voce deve essere particolarmente elastica, appunto capace di andare bene all'acuto, però anche con una buona presenza e con un colore pieno nei centri, che sono la zona centrale della voce, e nei bassi. Poi chiaramente avremo altri tipi di vocalità, cioè abbiamo, per esempio, io ho citato Adina dell'Elisir d'Amore. E per fare altri esempi abbiamo che so, il soprano lirico spinto o il soprano drammatico che può cantare che so, Nabucco. Ecco, un altro tipo di voce che ha meno agilità, ha più forza, ha più corpo di suono soprattutto nella zona centrale, nei bassi e può reggere un tipo di vocalità appunto più forte e più drammatica. Diciamo che soprano coloratura come impatto è meno drammatico e più di Beh, colore. forse anch'io ho capito. Beh, però Prego. vorrei aggiungere una cosa, questo è Prego, prego. importante. Eva May si definisce così, però lei diciamo che è un cantante lirico e non per niente in questi giorni sta provando a reggere, se ricordo bene sta cantando uno dei tuoi ruoli di soprano che è quello di Donna Anna, che non è più da considerarsi un coloratura, diciamo che è un lirico pieno, perché poi non bisogna dimenticare che le voci hanno una trasformazione. Generalmente col passare del tempo le voci si robustiscono e allora tendono magari a perdere certo tipo di agilità che sicuramente Eva May, che è una delle più grandi cantanti italiane, ha sempre, però andare più nel senso dello spessore e della drammaticità della voce. Bene, Dino, prego, il programma di stasera. Sì, il programma di stasera, no? Volevo aggiungere anche io una cosa sul colore, perché la parola colore è una parola che in tutte le arti performative ha un ruolo molto importante. Come ci spiegava il maestro, nel canto ha questa specificità nella coloratura, ma anche nella recitazione, per esempio, il colore vocale è molto importante ed è l'emozione che si vuole dare alla voce. E anche in quello ci vuole un grande virtuosismo e una grande capacità. E spesso gli stessi, molti attori ancora un po' inesperti, confondono che cosa è un giusto tono da un giusto colore.
in recitazione. E questa è una cosa che spesso sento anche in qualche corso di recitazione che conduco qua e là, e vedo che c'è ancora su questo molti dubbi. Il colore vocale è l'intenzione, l'emozione, il colore amaro, il colore dolce, sto parlando della Sì, recitazione. certo. Mentre il tono, chiaramente, questo ce lo può spiegare bene il maestro, il tono è un tono vocale e quindi è la nota che si emette parlando, ognuno di noi ha un tono e lo può Che variare e bello che anche la modulare. voce ha un colore. Il E programma di il stasera. programma di stasera invece è molto variegato e ha, chiaramente come il titolo ci dice, ha delle romanze. E beh, a parte uno dei cavalli di battaglia di tutti i cantanti, veramente come ideale di Francesco Paolo Tosti, sono tutti dell'Ottocento italiano questo programma. Abbiamo poi Giuseppe Verdi e Gioachino Rossini e Luigi Gordigiani. Diciamo che è un programma dove veramente c'è una grande varietà e dove si sono Verdi, noi lo conosciamo più magari per altro che per le romanze, nel senso noi sentiamo magari più le opere, però sarà interessante anche questa varietà È anche in un'occasione questo. particolare quella del concerto di stasera, eh? Sì, è un'occasione particolare, infatti spero che il pubblico risponda, perché Eva May, ripeto, è una dei più importanti soprani italiani in questo momento, ha un curriculum impressionante, ha cantato nei più grandi teatri italiani e stranieri, La Scala, Covent Garden, Deutsche Oper Berlino, eccetera. Il pianista anche ha un curriculum di grande rispetto, anche lui lavora come pianista accompagnatore di cantanti, la sua specialità è questa, ed è anche clavicembalista, lavora in alcuni dei teatri più importanti, quindi diciamo è una serata per la qualità artistica degli interpreti di grandissimo livello. Maestro, che cos'è l'Accademia Corale Stefano Tempia, di cui lei è il direttore? L'Accademia Corale Stefano Tempia è la più antica istituzione corale italiana, nata nel 1875, fondata dall'omonimo Stefano Tempia, che era un maestro di cappella piemontese, ha operato a Torino in quegli anni e con grande intelligenza ha promosso la vita culturale e musicale della città in quegli anni, diciamo anche proprio all'inizio dell'Unità d'Italia e anche prima. Fonda nel 1875 questa accademia che ha uno scopo appunto musicale, corale e anche sociale di aggregazione delle persone. E fa nascere un archivio storico che noi abbiamo, che è stato recentemente curato dall'Istituto per i Beni Musicali del Piemonte, quindi un archivio storico riconosciuto a livello istituzionale, e tra l'altro recuperato grazie a fondi della Compagnia di San Paolo e della Regione Piemonte. E quindi è un istituto, una delle più antiche istituzioni italiane musicali. Posso dire che l'Accademia Stefano Tempia in quegli anni, nel tardo 800, ha eseguito la prima torinese della Nona Sinfonia di Beethoven. No? Adesso la Nona Sinfonia di Beethoven è eseguita da tutti, è un classico, ma allora no. E la Stefano Tempia si è fatto carico di questo. Ha eseguito la prima torinese del Judas Maccabeus di Handel, quindi anche un interesse per la musica barocca. E quindi noi abbiamo questa, diciamo, importante eredità che cerchiamo di portare avanti. C'è un sito internet per saperne di più, www.stefanotempia.it. Da chi è composta l'Accademia Corale? Chi vi partecipa? Dunque, beh, Essendo un'Accademia, è una scuola, no? sì, c'è dunque, c'è un coro detto di accademici dove i coristi sono Eccolo là, sei. questa è l'home page del sito Sì. dove peraltro campeggia proprio l'appuntamento di stasera. Certo, che è uno degli appuntamenti più importanti della nostra stagione. E dunque, l'Accademia è formata da una sessantina di coristi, scelti mediante apposita audizione, oppure formatisi alla scuola di canto, della scuola di vocalità dell'Accademia. C'è una scuola di vocalità che per noi è molto importante, cioè che quindi di promozione, cioè dove si svolge una didattica, una preparazione al canto, al solfeggio e alla musica d'insieme al coro, e da cui escono dopo 3 anni di corso allievi che dietro selezione possono entrare nel coro. E quindi questo è il nucleo fondamentale dell'Accademia, il coro e la scuola di vocalità. E poi c'è una struttura direttiva, cioè c'è un maestro di coro che attualmente è il grande maestro Dario Tabbia, uno dei migliori maestri di coro a livello nazionale ed è molto conosciuto anche a livello europeo, e che segue le prove di coro. Abbiamo dei maestri pianisti che svolgono il lavoro di Fabrini e
poi c'è una struttura direttiva, il presidente Orlando Pereira, giornalista Rai, che è suo collega, un vicepresidente Edgardo Pocorobba, io come direttore artistico e un presidente onorario che è il dottor Miroglio. Oggi abbiamo poco tempo, ti concedo, Dino, l'onore dell'ultima domanda al maestro. Ma allora, perché è importante sostenere una istituzione come la Stefano Tempia? Più che una domanda... Un accorato appello. È un accorato appello, no, perché c'è un programma culturale, artistico e delle scelte che sono difficilmente si sentono nei grandi ritrovi altri che di quelli che non siano della lirica. C'è un programma tutto puntato su delle scelte che potrebbero andare altrimenti perse o poco sentite. E quindi io penso sia importantissimo questa sera andare numerosi perché possiamo sentire delle cose, oltre a dei grandi classici, ci sono sempre delle chicche che difficilmente si riescono a sentire a Torino e in Piemonte. E adesso la cultura io la vedo un po' come un malato che sta sulla, scusate l'espressione, sul water, no? Che sta vomitando, va bene? Una volta almeno c'era qualcuno che gli teneva la testa. Okay? Adesso questo uomo viene lasciato vomitare da solo. È un'immagine forte. Un'immagine forte. Che ci sta? Che ci sta? Beh, sì, diciamo che stiamo vivendo momenti difficili. Tutti i settori dell'attività e della vita sociale italiana. Però gli appassionati della lirica ci sono, a volte devono fare i conti naturalmente con i prezzi dei biglietti. Sì, anche ma con diciamo una notevole che offerta. A livello mondiale la lirica è forse diciamo, il settore della musica e del teatro che regge di più attualmente. Però non meno è tanto male, questione, male, sì, no. Non è però tanto questione di pubblico. Noi posso dire con una certa soddisfazione che abbiamo un buon pubblico, abbiamo delle buone presenze a ogni concerto. Anche giovani, vero? Anche giovani, no. Sì. Il problema principale è l'attenzione che le istituzioni dedicano alla cultura e in questo triste momento, insomma, quindi... Certo, ci ricorda l'appuntamento di stasera e anche come è possibile prendere i biglietti anche magari direttamente al Conservatorio Giuseppe Verdi che è in Piazza Bodoni a Torino. Piazza Bodoni, sì. Beh, si può prenotare ora l'ufficio nostro, le nostre valide impiegate sono lì sino alle 2:30 e prenotare telefonicamente o recarsi sul posto oppure stasera dalle 8:15 in biglietteria del conservatorio. È gradito l'abito scuro? No, siamo okay. Molto informali. Okay. Va bene, grazie. Grazie mille al maestro Guido Maria Guida, direttore artistico dell'Accademia Corale Stefano Tempia. Grazie come sempre al nostro amico Dino Mascia, teatrante. Ti aspettiamo al giovedì o quando vorrai con i tuoi ospiti prestigiosi nella rubrica L'Arte ci parla. Grazie ancora, grazie. Buona serata per stasera, grazie. Noi finiamo qua, ma iniziamo domattina, torniamo domattina dalle 8 con la rassegna stampa, gente che parla su Quarta Rete, perché questa è la nostra piccola, grande televisione.